festa della musica, dopo lo stop per la pandemia, si riappropria della sua veste e diventa un invito quasi a respirare aria nuova, ricca di emozioni. Il Conservatorio Casella oggi offre alla città una kermesse musicale di livello, con una maratona musicale di studenti e docenti, un modo per segnare una sorta di ritorno alla normalità, con le attività tornate quasi a pieno regime e con il grande successo che ha avuto il nuovo corso di musica tradizionale, ma anche il premio Casella, sostenuto con borse di studio dalla Fondazione Carispac. Abbiamo ripreso in presenza le attività artistiche, concertistiche, abbiamo ripristinato la stagione dei concerti dei docenti, oggi la festa della musica, in cui si esibirà appunto gli studenti del corso di musica tradizionale, che è partito un po' in ritardo, però stanno recuperando e sono veramente entusiasti i docenti e anche gli studenti stessi. Il premio Casella ha avuto un grandissimo successo, sono tutti soddisfatti. È stato di un livello veramente alto, non ce l'aspettavamo, soprattutto per la parte dei solisti. Si vede che in questo anno di lockdown hanno studiato di più a casa, un po' meno per la parte della sezione camera, musica da camera, perché di fatto purtroppo non c'è stata attività in quel caso lì, perché i docenti di musica da camera non hanno potuto lavorare, non hanno potuto fare musica d'insieme, quindi lì è stato un po' sofferente, però per i solisti veramente abbiamo avuto un livello altissimo. In un momento in cui si guarda con maggiore fiducia al futuro, il Casella pensa alla nuova sede e dopo l'acquisto dell'ex sede dell'Accademia dell'Immagine nella zona di Colle Maggio, l'iter va avanti. Abbiamo presentato il mese scorso il nuovo piano esigenziale, che esisteva già, però è stato riveduto perché appunto la popolazione studentesca in crescita, si parla di un aumento di organico da parte del Ministero di un 10% di personale, le norme Covid, quindi anche in futuro magari la progettazione di spazi più ampi sia per gli uffici che per le lezioni, quindi stiamo andando avanti. Il Comune ha individuato il RUP, che quindi a breve partiremo con una gara per una progettazione di idee, insomma.